quarta vittoria consecutiva, quinta nelle ultime 6 partite per le A7, che spugna il Pala Carrara 79-63, sale a 22 punti in classifica e riaggancia Avellino in vetta. Si allunga a 4 incontri la striscia negativa della The Flex, che rimane a quota 8 in graduatoria, più 2 sulla zona rossa. Esordio in campionato nelle fila di Milano per Kuzminskas, centesima panchina in A per Vincenzo Esposito. Ottimo l'avvio di Bertans e Mitsov e più 10 per gli ospiti al settimo, 19-26 al decimo. I lombardi tirano bene da oltre l'arco e toccano nuovamente il più 10. Reazione di Moore, 15 punti alla pausa per il play e meno 1 The Flex al 19esimo, 32-35 all'intervallo. McGee diventa un fattore e permette alla The Flex di rimanere attaccata agli avversari, meno 1 Pistoia al 25esimo. Ma l'Olimpia cresce ulteriormente in difesa e in attacco Gaudeloc e Mitsov realizzano i punti del 46-56. Nella quarta frazione Bertans allunga per le A7, più 14 al 35esimo. I padroni di casa si arrendono, 39% dal campo per Milano contro il 31% degli avversari, 16 con 4 su 7 nelle triple per Bertans, 11 per Gaudeloc, 9 rimbalzi di Tarceschi, 5 gli assist di Theodor. Dall'altro lato 17 e 8 assistenze per Moore, 16 per McGee, 13, 11 palloni catturati e 7 falli subiti per Ivanov.